Ciao, se è la prima volta che capiti su questo canale, benvenuto. Io mi chiamo Serena e qui parliamo di cucina, di spezie e di come utilizzarle al meglio per esaltare il sapore dei nostri piatti e sfruttarne le proprietà benefiche. Oggi prepareremo il pollo al lime o limone, se non avete il lime, alla marocchina. Quindi una ricetta nuova che prepareremo in vasocottura. È da un po' che infatti non facciamo qualcosa insieme con la vasocottura, ma mi casca tutto. La cosa curiosa è che una ricetta molto simile, ma senza garam masala, curcuma e zenzero, la fa la mia mamma, ma con il limone, e appunto fa un pollo strepitoso. Questo perché vi dico questo? Perché effettivamente le cucine, poi, una volta che conosci un po' quelle che sono le basi, tornano. Cioè, mia mamma fa questo pollo al limone con le olive verdi. Il pollo alla marocchina è col limone o con il lime a seconda, con appunto zenzero, garam masala e curcuma, ma la base di preparazione e di lavorazione è esattamente la stessa. Quindi è incredibile come le ricette, gira che ti rigira, quelle sono. Poi uno ci mette appunto un po' più di spezia, un po' meno di spezia, però le basi sulle quali e dalle quali partire sono veramente molto molto simili. E come si dice, tutto il mondo è paese, ma anche in cucina tutto il mondo è paese, secondo me. La prima cosa che dobbiamo fare è prenderci, intanto io farò 4 vasetti, quindi 4 vasetti di questi qua della VEC, i soliti, sapete, li trovate, ecco. Se dovete acquistarli, nella info box sotto trovate una lista con tutti i prodotti che ho selezionato su Amazon e che mi vedete utilizzare in genere appunto quando faccio i miei video e le mie ricette. Quindi 4 vasetti VEC, un pochettino, un giro di olio, ci occorre della cipolla tritata, circa un cucchiaio di cipolla per ogni vasetto. Ok, prendiamo i nostri vasetti, li appoggiamo, ma solo appoggiati sopra i coperchi con la guarnizione, e li mettiamo nel microonde alla massima potenza per circa un minuto. Andiamo. Eccomi qua, i nostri vasetti sono stati appunto nel microonde per un minuto cada uno alla massima velocità. Quello che abbiamo fatto e che abbiamo ottenuto è semplicemente di stufare la cipolla e non le abbiamo fatte rosolare. Quindi adesso, questo è anche fatto sottovuoto, apriamo con attenzione i vasetti. Ok, e in ognuno di essi andiamo a mettere quelle che sono le spezie che ci serviranno appunto per aromatizzare tutta la nostra carne. Quindi abbiamo bisogno di un quarto di cucchiaino di curcuma in ogni vasetto, stessa identica quantità di cumino, quindi una punta, e ne mettiamo un pizzichino dentro in ogni vasetto. Stessa cosa con il lime, andiamo a grattugiare un po' di scorza di lime. Ora dobbiamo cominciare a mescolare le nostre spezie, vedete che bel colore? Un pizzico di pepe in ogni vasetto, questo è facoltativo, se lo state cucinando per darlo a dei bambini magari omettete il pepe, regolatevi un po'. Sale, un pizzico. Carne, andiamo a dividerla in maniera abbastanza uniforme all'interno dei nostri vasetti, quindi sapete che potete arrivare fino a circa a 2/3 del vasetto. Eccoci qua, abbiamo diviso il nostro pollo uniformemente, andiamo a mescolare. Sono circa 150 g di pollo per ogni vasetto. Se non volete farlo in vasocottura, questa ricetta la potete fare anche in un tegame. Seguite gli stessi passaggi e poi appunto coprite con un coperchio, mettete sul fuoco invece che metterlo nei vasetti e poi nel microonde e portatelo a cottura. Ci vorranno circa un quarto d'ora, 20 minuti sul fornello normale.
vado a prendere uno strofinaccio per pulire i bordi. Ecco, sono andata a recuperare uno strofinaccio, nel frattempo ho messo a scaldare dell'acqua. Perché? Perché questo tipo di pollo in Marocco è servito sovente con il couscous, quindi adesso ci prepareremo anche una boule di couscous che terremo poi in caldo e andremo appunto a servire il nostro pollo. Però, come ben sapete, la cosa importante da fare quando si lavora con la vasocottura è pulire bene i bordi del vasetto in modo tale che le guarnizioni possano aderire bene e non vi succeda qualche pasticcio appunto poi nel microonde, perché queste diventano delle piccole pentole a pressione, quindi attenzione amici. Ora non ci resta che inserire le olive. Sono circa 7 olive per ogni vasetto. Prendiamo i nostri coperchi con le guarnizioni, i gancetti, bene, i nostri vasetti sono pronti, ora andiamo a metterli per 5 minuti a 750 watt nel microonde. Eccomi, allora, i miei vasetti sono rimasti appunto nel microonde, 5 minuti cada uno. Ora, ho fatto un esperimento, i primi due li ho cotti singolarmente 5 minuti, poi ho tolto, poi l'altro 5 minuti. Questi altri invece li ho fatti contemporaneamente, devo dire che non è cambiato nulla, quindi fino a due vasetti, a mio avviso, li potete anche cuocere contemporaneamente. Come vi dicevo però, io voglio fare del couscous, quindi mi sono scaldata dell'acqua, questa scotta, vado a prendermi il couscous, ne verso un po'. Questo è quello integrale, la grana grossa e integrale. In una ciotola ci metto un giro d'olio e andiamo a versarci l'acqua. E ora lasciamolo riposare un attimino. Eccomi, ho recuperato un piatto. Adesso andiamo ad aprire uno dei nostri vasetti. Ci versiamo, aspettate che vi faccio un po' di spazio così che possiate vedere, un po' di couscous questi che sono i primi che ho fatto, recuperiamone uno, tiriamo, avete sentito che mi è saltato il sottovuoto, guardate, dividiamo i nostri pezzetti di pollo che ovviamente si sono un po' appiccicati in cottura, hanno lasciato un bel sughetto sotto e un bellissimo colore. Ho preso uno dei miei vasetti e l'ho versato nel piatto con un po' di couscous. Semplice, no? Se questo video ti è piaciuto, iscriviti al mio canale e clicca mi piace. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!